Delega di Martini. Ok, allora, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Oggi 22 di novembre, ore 8:30, siamo in seduta di commissione bilancio. Ore 10, Presidente. Ore 10, scusate, ore 10, siamo in seduta di commissione bilancio per una convocazione sequenziale in 3 giornate, oggi alle 10 appunto, domani alle 8:30 e dopodomani alle 8:30. Ci sono diversi punti all'ordine del giorno, prevalentemente sono debiti fuori bilancio, c'è anche una variazione di bilancio di una delibera di giunta, una delibera per una ratifica di una variazione assunta in giunta e poi c'è un'ulteriore delibera che attiene al rinnovo delle cariche dei revisori. Le faremo nel corso di queste 3 giornate, poi anche regolandomi sulla possibile presenza di eventuali partecipanti esterni, perché magari in qualcuna potrebbe essere utile il dirigente. Io poi mi avvarrò di questo e lo comunicherò se non ci sono problemi anche da parte vostra. Allora, per quanto riguarda la data odierna, passiamo innanzitutto a verificare i presenti. Ho chiesto al segretario di procedere lui perché l'applicazione dove redigo i verbali oggi non sta funzionando correttamente, mi dà delle anomalie, per cui chiederò di verbalizzare e poi ovviamente sarà mia cura. Quindi verbalizzare le presenze. Partirei con l'appello nominale dei presenti da parte del. Un attimo. Sì. Molendini. Senta. Costantini dal Santo Alessandro. Baglio Arturo. Presente. Battista Luciano, Borgia Gianluca, De Matteis Antonio, Presente. Fagiano Lidia, Presente. Fiore Andrea, Giannotta Presente. Marco, Giordano Anguilla Roberto, Presente. Grego Gianmaria, Presente. Mariano Mariano, Presente. Martini, Delega fino amore. un secondo. Mola, Presente. Murri dell'Odiago. Delega della Giorgia presente. Occhineri Giovanni, Pala Giorgio, Presente. Pasquino Andrea, Presente. Patti Pierpaolo, Polibortone Adriana, Presente. Povero, Rotundo, Presente. Scorrano, Presente. Tramacere, Presente. Valente, Culari. Ok. Grazie. Allora, Battista è presente. Buongiorno. 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 Allora, do la via a questa commissione bilancio e per prima cosa vorrei procedere all'approvazione, perché è arrivato il primo dei verbali. Voi, come sapete, sia bilancio che credo urbanistica
non avessero ancora la disponibilità dei verbali, credo che ci stiamo mettendo in pari piano piano. C'è il primo verbale dell'11 gennaio alle ore 10.45, 11 gennaio 2021 ovviamente, all'ordine del giorno c'erano le proposte di delibera relative tutte a debiti fuori bilancio, la 354, 355, 356, 249, 288, 292 e 322, e c'è diciamo tutto il resoconto verbale. Io vi propongo l'approvazione, se, potendoli non leggere, se per voi va bene. È un'ampia trattazione, diciamo, con la il resoconto stenografico aggiustato. Per va bene. Ecco, ok, siete d'accordo? Okay. Ma dell'11 gennaio stiamo parlando? Sì. Sì. C'è un po' di arretrato. Un anno? Sì. Ma non li faccio io i verbali. Allora, ci sono state evidentemente delle problematiche, non si è potuto risolvere diversamente. Io suggerirei, mi permetto di suggerire ai segretari in genere, io sono del parere che, l'ho già espresso anche in altre sedi, siccome ci sono le sedute video registrate, i verbali potrebbero essere estremamente sintetici, più che la riproposizione stenografica che poi deve essere aggiustata e diventa molto dispersiva. Io suggerirei un verbale proprio di 4 righe, 5 righe, come si facevano penso una volta, molto sintetici, con un rimando per il dettaglio alla parte video registrata, così potrebbe essere più snella la procedura, perché nel momento c'è il link aggiunto in fondo, uno poi può tranquillamente andare. Certo, sì, infatti, per semplificare, c'è anche il link, per cui io direi che facendola di 4 righe semplifica tutto il discorso, si dà conto di quello che si è trattato, e poi c'è il rimando puntuale con il link, per cui se uno vuole facilmente trova la seduta. Così le possiamo spiegare magari in termini molto rapidi. Gabriele, portiamo questa tua proposta, che secondo me è accettabilissima, nella conferenza dei presidenti. Va bene. È corretto il testo, la rimandiamo come proposta alla conferenza dei presidenti. Volevo dare. Io sono d'accordo, mi sembra perfetto. È anche più facile. Presidente, solo una cosa. No, poiché per qualunque motivo il COSU multimediale potrebbe danneggiarsi col tempo, e quindi non rimanere una chiara, diciamo, non rimanere traccia. Le chiedo, ma a scopo davvero collaborativo, non è che esista un programma, le dico, che magari trasforma tutto quello che è parlato in scritto? Perché non che quello sarà il verbale. Se abbiamo questo, secondo me non c'è nessun problema. L'importante è che ci sia il resoconto stenografico di tutto quanto, naturalmente. Il resoconto c'è, Andrea, è solo che siccome a volte nel parlare, diciamo, è chiarissimo, Gabriele, perfetto, volevo sapere solamente se c'era quest'altro riscontro. Secondo me, una volta avuto quest'altro riscontro, secondo me non c'è nessun problema nell'approvare un verbale. Va bene, allora, intanto abbiamo approvato quello di Erno, che abbiamo citato, poi per il prosieguo ne discuteremo nella conferenza dei presidenti, come è corretto che sia. Passiamo all'ordine del giorno. Allora, per quanto riguarda la prima delle proposte all'ordine del giorno, la 301, la stessa mi è stato comunicato dagli uffici che viene ritirata, poi la gestiranno in procedura per delle problematiche di natura attinente appunto la proposta, che insomma necessitava delle ulteriori verifiche, e erroneamente è ritornata, perché era stata già non discussa l'altra volta, erroneamente stava ancora in nell'applicativo, e era quella che avevamo saltato già l'altra volta. Passiamo quindi alla prima odierna, che è la Presidente, per questo la 301 io la boccio, perché se la rimando al Presidente del Consiglio rimane sempre in circolo. Facciamo così, appena finisce la commissione sento gli uni e gli altri. Perfetto. E chiedo formalmente come procedere. Perfetto.
Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno è la proposta di delibera numero 317. Un attimo solo che io provo anche a vedere se riesco nel frattempo. La proposta 317. Riconoscimento debito fuori bilancio riferito alla spesa legale riveniente da sentenza giudice di pace di Lecce. Scusi, Presidente, mi scusi, ma l'ordine con cui sono le proposte è differente? Sì, sull'ordine. Allora io ho chiarito all'origine, all'inizio della confusione, che siccome non ho per quelle tecniche ho chiesto al dirigente, ma siccome ne abbiamo convocate tre commissioni in un'unica convocazione sequenziale, ho chiesto, ho riferito chiedendo se non ci fosse nulla, io stava a trattarle non esattamente nell'ordine, perché per quelle dove ho chiesto la presenza del dirigente mi avvarrò del dirigente nel momento in cui è disponibile e che oggi non era possibile. Cioè la 407 la ritengo tecnica. La 7 e la 18, perché sono sì, la variazione triennale lavori pubblici e il collegio di fiscale dei conti. Perfetto, c'è bisogno del... Va bene, perfetto. Okay. Diciamo, non è che c'è bisogno, preferisco che ci sia, perché francamente una è una proroga, l'altra è una variazione di bilancio riferita a un'approvazione d'urgenza. Vabbè, di giunta, però diciamo è più corretto che... Vabbè, ci sia. Ok, allora eravamo alla 317. Perfetto. Riconoscimento debito fuori bilancio riferito alla spesa legale riveniente da sentenza al giudice di pace di Lecce 5827/2020, articolo 194,1 lettera A del TUEL. Si tratta di un ricorso contro una cartella riveniente dalla sanzione del codice della strada. La 317, un attimo che la prendo, un attimo che... L'ha rinviata? Com'è? Allora, la 317 comprende un precetto. Sentiti l'ufficio, il dirigente Fernando Buonocuore, oggi ne troveremmo, diciamo, non ricordo esattamente il numero, ne troveremmo 2 o 3 dove c'è compreso il precetto. E alcune, una per esempio del 2 agosto che tratteremo fra poco e che scade, quindi è scaduto anche esso come quella presente, mi ha chiesto di poter procedere così come confermato nella scorsa seduta, cioè verranno poi emendate depurandole dalle spese di precetto. Quindi alla luce di quanto sopra, il debito fuori bilancio onnicomprensivo che andiamo a valutare è di 883,56, come detto riguarda una cartella inerente al codice della strada, una scombenza, e il precetto del 18 giugno con l'intesa che verrà emendato in sede di delibera. Se siamo d'accordo, procederei al voto della 317. Presidente, Gianotto è presente? Sì, Ciopi, se puoi procedere alla chiama. Scusa, Presidente, però l'importo complessivo è 758,61. Aspetta allora che smesto. Perché no, c'era quello che hai detto tu, però poi con una nota dell'ufficio avvocatura protocollo del 31/8 si è contestato l'importo che è di totale, in quanto dai conteggi effettuati è risultato un importo complessivo di 758,61. Un attimo, perché e come tale c'è in tabella. Nella delibera sto prendendo che deve essere comunque emendata
Io ho preso la proposta del funzionario, quindi forse allora... La proposta del funzionario, certo. Sì, quella. Allora, rileggimi tu l'importo. Scusami, c'ho una nota con di tutta la serie delle delibere, me ne sono accontate, per cui ora... Considerato che in data 18/6 è pervenuto atto di precetto acquisito, esatto, gli atti del comune da parte dell'interessato per un importo complessivo di 883,56, con nota dell'ufficio avvocatura protocollo numero 013/11/73 del 2021 del 31/8/21, si è contestato l'importo di cui innanzi, in quanto dai conteggi effettuati dall'ufficio è risultato un importo complessivo di 758,61 euro, per cui nella tabella noi abbiamo compenso liquidato in sentenza di 450 euro, spese esenti liquidate in sentenza di 43, le spese di notifica 7,66, l'atto di precetto 135, le spese generali complessive su 585,87,75, il CAP al 4%, 27,54, spese di notifica, atto di precetto 7,66, per un totale di 758,61 euro. Ti ringrazio, consigliera, anche se è rettificato a 758,7, lo presentiamo e lo portiamo al voto con l'impegno già assunto comunque da parte degli uffici che, trattandosi di un precetto del 18 giugno, quindi per entrare nei termini, verrà presentato un emendamento modificativo in cui verranno espunte appunto le spese di precetto e quindi verrà modificato l'importo prendendo spese legali, accessorie, somme liquidate in sentenza di rispondenza al netto delle spese di precetto. Ciò detto, quindi, con queste premesse porterei al voto la 318 del 13 settembre. Ciò, per cortesia, può procedere all'appello? Presidente, perché il 318? 317? 317 del 13 settembre. Perfetto. Allora, Molendini. Favorevole. Costantino Alzanti. Favorevole. Baglivo. Contrario. Battista. Contrario. Borgia. Assente. De Matteis. De Matteis. Allora, vado avanti. Fagiano. Favorevole. Fiore. Chiedo scusa. Chiedo scusa De Matteis. Sì. Favorevole. Sì. Giannotta. Presidente, Morendino, una domanda. Allora, noi stiamo dando il precetto che presso il cuore, gli uffici hanno già dichiarato, appunto è perento, gli uffici che cosa accade? Quindi lo proviamo, ma poi verrà modificato in consiglio? Sì, come quelle che abbiamo fatto ieri, cioè la settimana scorsa, con giusti accordi con gli uffici per speditezza, per evitare di dover tornare indietro, perché poi c'è un problema di riprendere i pareri, è tutto più farraginoso. C'è l'impegno formale degli uffici a... diciamo in sede di consiglio, dove comunque rimaniamo liberi del voto, di così come quelle che abbiamo votato l'altra volta verranno emendate espungendo le spese di precetto delibera sentenze accessorie. Bene, favorevole, in attesa poi dell'emendamento. Favorevole. Sì. Giordano Anguilla. Contrario. Greco Gianmaria. Greco. Non si sente. Al voto, dai. Poi lo richiami dove lo chiamiamo alla fine. Se. Mariano. Favorevole.
Martini delega Finamore. Contrario. Sì. Mola. Favorevole. Murri delega della Giorgia, favorevole. Della Giorgia. Io ci sono, eh. Sì, sì, sì. Contrario? Contrario, sì, sì. Oggi ho qualche problema di, okay, di audio. Occhi neri. Assente. Pala. Contrario. Pasquino. Pasquino. Contrario. Patti assente. Polibortone. Contraria. Povero. Favorevole. Rotundo. Favorevole. Scorrano. Contrario. Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. 1, 2, 3. Greco c'è? 6, sì, sì. 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci contrari. E due assenti, non me ne manca uno. Tre assenti, Borgia, Occhi Neri e Patti. Patti? Grazie, Occhi Neri. Perfetto. Allora, licenziata la 317 col parere favorevole della Commissione, come detto, passiamo alla 319 del 13 settembre 2021, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio riferito alla spesa riveniente da decreto liquidazione CTU del 14 luglio 2021, giudizio RG numero 1183-2020. P più quattro altri attori contro Comune di Lecce. Siccome si tratta di una CTU che ammonta a complessivi euro 1847,31, se nulla osta da parte vostra, io proporrei di andare al voto sulla 319. Appena il segretario è pronto, passiamo al voto. 319. Sì. Molendini. Favorevole. Costantini. Favorevole. Baglivo. Contrario. Battista. Contrario. Borgia assente. De Matteis. Paggiano. Favorevole. De Matteis favorevole. Perfetto. Fiore. Favorevole. Giannotta. Favorevole. Giordano Anguilla. Contrario. Greco. Contrario. Mariano Mariano. Favorevole. Finamore con delega di Martini. Contrario. Mola. Favorevole. Murri dello Diago, delega della Giorgia. Favorevole. Favorevole. Occhi neri. Assente. Pala. Contrario. Pasquino. Contrario. Patti assente. Polibortone. Contraria. Povero. Favorevole. Rotundo. Favorevole. Scorrano. Contrario.
Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. 10. 10 contrari, 3 assenti. Stesso esito della precedente, parere favorevole alla 319. Passiamo quindi alla 320 del 13 settembre, il cui oggetto è il riconoscimento debito fuori bilancio riferito a sentenza di giudice di pace di Lecce numero 4932 del 2020 e del 24/11/2020. Sono tutte quelle che stiamo andando a esaminare, l'articolo 194,1 lettera, e anche dunque la 320 annovera all'interno del complesso dell'importo che andiamo a riconoscere, che globalmente inteso è di 2.635,58, le spese del precetto del 2008-2021, che sarebbe per entro il 2 novembre. Quando parliamo di spese precetto sono sempre 135 euro di redazione precetto e 5,15 di precetto, scusate, notifica, spese di notifica di precetto. Quindi diciamo globalmente sono 140,15 euro, come per gli altri pregressi di cui vi ho fatto già accenno, c'è l'impegno ad espungerle. Si riferisce a una sentenza relativa a insidia stradale e non lo so se non ci sono particolarità, chiedo ai consiglieri se posso procedere al voto. Ok, procediamo allora al voto. Morendini. Favorevole. Costantini Dal Santo. Favorevole. Baglivo. Contrario. Battista. Borgia assente. De Matteis. Favorevole. Maggiano. Favorevole. Fiore. Giannotta. Favorevole. Giordano Anguilla. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Finamore. Contrario. Mola. Favorevole. Della Giorgia. Favorevole. Occhi neri, assente. Pala. Contrario. Pasquino. Contrario. Patti, assente. Poli Bortone. Contrario. Povero. Favorevole. Rotundo. Favorevole. Scorrano. Contrario. Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. Battista, richiamo. Assente. E poi Fiore, richiamo. Favorevole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. 9 contrari e 4 assenti. È finito. Grazie. Allora passiamo alla numero 330 del 17 di settembre. Dico solo che vi leggo
il titolo. Riconoscimento debito fuori bilancio riferito alla spesa legale riveniente da sentenza del giudice di pace di Ugento numero 4111 del 2021, giudizio civile GEMA contro Comune di Lecce. Allora, si tratta di una causa risarcitoria legata al danno subito da una persona che transitava in motociclo in Torre Chianca e che assalita, diciamo, da un gruppo di cani randaggi a seguito anche di una buca nella strada, insomma, non riusciva, perdeva il controllo del motorino una volta assalito dai cani e quindi rovinava a terra, provandosi ferite e danni al ciclomotore. Erano convenute sia ASL che Comune, ma è stata esclusa la responsabilità dell'ASL anche perché tutto quanto avveniva nel 2015, anche perché viene riferito, riportato in sentenza che non so se ricordate, questo caso era già un caso simile, è stato già trattato, che era stata risposta dall'assessorato al rilascio dei cani in precedenza catturati. Quindi, diciamo, in ordine a questo viene ritenuto dal giudice esserci responsabilità comunque come custodia della cosa da parte dell'amministrazione. Riterrei non esserci elementi di ulteriore approfondimento e passerei al voto della 330 se siete concordi. Quindi prego procedere al segretario. Quant'è il risarcimento, Presidente? Ha ragione, sì, è vero, non l'ho riferito. Allora, la delibera ammonta complessivamente a euro 4.307,72. Prego. Presidente, perché non c'è? Non sto trovando il verbale della revisione dei conti su questa delibera. Un attimo solo. Tante, devo recuperare. Cioè, proposta del funzionario, la sentenza, parere tecnico digitale, parere contabile, nota specifica e delega, ma manca il parere del revisore dei conti. Un attimo, perché magari mi aiuta anche il segretario, io sto aprendo, ma... Sì, un secondo solo. Sì, certo. Cioè, ed è sotto, se non sbaglio, verbale 173, sotto verbale c'è. È verbale 176, debito fuori bilancio, lettera A, proposta numero 320, c'è. Io me la ritrovo proprio al primo rigo relativo al 320 o 330. C'è. È sempre scritto come verbale 173 del debito fuori bilancio, lettera A, proposta 330, collegio del revisore dei conti. Vabbè, leggilo velocemente. Sì, da quanto precede dal contenuto dell'istruttore del settore proponente, pertanto le somme dovute dal Comune di Lecce risultano essere quantificate nel 4.307, eccetera, considerato che con la proposta di deliberazione del Consiglio la proposta è stata predisposta per riconoscere un debito fuori bilancio per effettuare una variazione di bilancio. No, Natascia, parere favorevole del dirigente al servizio economico-finanziario per la regolarità contabile reso in data 24/9/21, che nel merito il collegio ha constatato che la prenotazione sul bilancio di previsione 2021-2023 è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 194 TUEL numero 267
del 2000. Che il precipitato articolo prevede diverse fattispecie e che il debito in questione può essere allocato nella lettera A. Che la variazione proposta consente il rispetto delle disposizioni di quegli articoli 162, 6, 193. Vabbè, ma hai letto l'essenziale. No, il mio quesito era se mancava doveva essere richiesto, se no non si può portare in consiglio. Perfetto. Senza pare... Perfetto. Possiamo allora procedere al voto. Molendini. Favorevole. Costantini. Favorevole. Baglivo. Battista. Contrario. Borgia. Assente. De Matteis. Favorevole. Fagiano. Favorevole. Fiore. Favorevole. Giannotta. Favorevole. Giordano. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Finamore. Contrario. Mola. Favorevole. Della Giorgia. Favorevole. Occhineri. Assente. Pala. Contrario. Pasquino. Contrario. Patti. Assente. Poli Bortone. Contrario. Povero. Favorevole. Rotundo. Scorrano. Contrario. Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. Richiamo Rotundo. Assente. Allora, uno, due, tre. 11 favorevoli. 10 contrari. Uno, due, tre, quattro. 4 assenti. Grazie. Quindi questa è licenziata la 330, la successiva all'ordine del giorno sarebbe la 341 del 22 settembre, una sentenza del TAR, il riconoscimento dei due fuori bilancio riferito alla spesa legale finente a sentenza del TAR Lecce 328-2021. Questa sentenza, così come le altre già esaminate nelle scorse sedute e alcune direttamente in consiglio, non viene ritirata dagli uffici giusto intese col dirigente Buonocuore perché una sentenza riferita a una controversia con un concessionario balneare e afferisce ai 650 euro di spese del contributo unificato, quindi alla luce della plenaria gli uffici ritengono doverosi degli approfondimenti in merito in ordine a queste sentenze di condanna alle spese. Per cui la 341 viene ritirata, ho sentito l'ufficio questa mattina. Dopo prenderò contatti con il segretario, poi ci sentiamo dopo per gestirle materialmente. Passiamo quindi alla 355, la 355 del 5 di ottobre. Un attimo solo che sto aprendo la proposta. Ecco qui, riconoscimento debito fuori bilancio riferito a decreto di liquidazione CTU RG 7470-2019, articolo 194,1 lettera del TUEL. Allora, anche in questo caso direi che trattasi di un argomento abbastanza semplice nella sua essenza, poi andiamo a riconoscere un debito per una spesa derivante da una CTU che ammonta ad euro 728,38. Non essendo di particolare complessità, propongo ai colleghi consiglieri di passare al voto della 355 del 5 di ottobre. Appena è pronto il segretario, passiamo al voto.
Molendini. Favorevole. Costantini. Favorevole. Baglio. Mario. Battista. Rario. Borgia assente. De Matteis. Faggiano. Favorevole. Favorevole De Matteis. Fiore. Favorevole. Giannotta. Favorevole. Giordano Anguilla. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Finamore. Contrario. Mola. Favorevole. Della Giorgia. Favorevole. Occhineri assente. Pala Giorgio. Pasquino Andrea. Contrario. Patti assente. Poli Bortone. Contrario. Povero. Favorevole. Rotundo. Favorevole. Corrano. Contrario. Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. Presidente, posso? Richiamo, scusatemi, ah. Richiamo Pala Giorgio. Assente. Posso dare il risultato? Sì, e poi do la parola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. 9 contrari. 4 assenti. Prego. Ok, perfetto, sì, grazie. Sì, Gabriele, no, notavo una cosa, se apriamo il file prefattura Nocera Libia, perché mo sto vedendo. Di quale ora? Della di quale? Sì, quella che stiamo esaminando, abbiamo la 355. Sì. La CTU, sì. Se tu noti, ma non so, sotto in basso dice, attenzione, seguirà fattura del venuto pagamento. È normale? Eh sì, c'è la prefattura, se vede. Cioè non è che noi paghiamo sulla base di una fattura data, no? No, prima fanno la prefattura per farci quantificare, noi approviamo il debito e mettono la fattura, dopo facciamo il pagamento. Ok. Perfetto. Allora io passerei al successivo punto all'ordine del giorno, che è la 356. Mi devi dare un attimo che stampo... Sì, sì, senz'altro, intanto leggo. Scusi, la 356... Sì? Quindi noi paghiamo sempre su fattura pro forma? No. Perché io, per esempio, come professionista emetto fattura e poi regime di sospensione di IVA. Io penso che si faccia così. Mi sembra che questa sia un'eccezione, non la regola. Non stiamo pagando. Noi siamo... Allora, per approvare il debito, che non è il pagamento, è il presupposto del pagamento... sul titolo esecutivo che ne consegue, noi ci facciamo quantificare dal professionista con una prefattura il quantum, dopodiché una volta che deve perché il professionista poi paga l'IVA una volta che mette lì la fattura, quindi noi ci facciamo quantificare, viene emessa la fattura e a seguito di fattura paghiamo. Noi nel debito non facciamo il pagamento, facciamo solo la reintroduzione nel bilancio dell'ente. Diciamo, con la pubblica amministrazione abbiamo il regime di sospensione d'IVA, quindi non paghiamo l'IVA. Noi professionisti, quando mettiamo la fattura verso la PA, non abbiamo problemi di IVA perché andiamo in regime di sospensione finché non viene pagato. Quindi... Ok, hai ragione, però in ogni caso diciamo non viene pagato sulla prefattura. La prefattura ci serve per avere il quantum, un pro forma, che ci serve per avere il quantum è preciso, dopodiché noi assumiamo il debito che deriva dalla sentenza, lo ricordo, da atto equivalente, come il prossimo, e a seguito di questo poi predisponiamo il pagamento solo una volta che ci viene emanata fattura, come normale che sia per un ente o per un privato.
non potremmo fare diversamente. Quindi passerei al punto all'ordine del giorno successivo, che è il 356. 356 è il riconoscimento debito fuori bilancio riferito al decreto ingiuntivo numero 1147-2021 del giudice di pace di Lecce, articolo 194.1 lettera A del TUEL, l'istante NT SRL contro Comune di Lecce. Per sintetizzarvelo, intanto l'importo è di 1489,20. Si tratta di un decreto ingiuntivo che viene emesso per un pagamento relativo a una, nella fattispecie si trattava di, voi tecnicamente non so definirla bene, una bobina comunque, che veniva utilizzata durante delle feste, penso patronali, cittadine, e per i mercati, per un mercatino che veniva in sede di restituzione dei vari accessori alla ditta fornitrice, non si era in grado di restituire una delle bobine, penso bobine di avvolgimento di cavo, non so come definirla, viene chiamata bobina, e gli uffici si iscrivono con il fornitore dicendo che veniva restituita la bobina grande, quella piccola non era possibile in quanto trafugata, quindi veniva emessa la fattura, fattura che non poteva essere onorata al momento dell'emissione per mancanza di fondi, quindi viene emesso decreto ingiuntivo del 356 del 5 ottobre, e credo di avervi detto tutto. L'importo è di 1489,20. Presidente, mi permetto, e anche questo debito, questo decreto è però corroborato da atto di precetto del 27 maggio 2021, quindi Tarento. Sì. E quindi gli uffici non li hanno. Sempre 135 più 5, quindi, quant'è 5,15, non mi ricordo, c'è la parte di precetto che andrà poi espunto anche da questo. Se dobbiamo prendere un appunto, sì, l'ho già preso. Perfetto. Allora, 356, segretario. Procedo? Sì. Morendini. Favorevole. Costantini. Favorevole. Baglivo. Vario. Battista. Rario. Borgia assente. De Matteis. Favorevole. Fagiano. Favorevole. Fiore. Favorevole. Giannotta. Favorevole. Giordano. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Inamore. Contrario. Mola. Favorevole. Della Giorgia. Favorevole. Occhineri assente. Pala. Pala. Pasquino. Contrario. Patti assente. Polibortone. Contraria. Povero. Favorevole. Rotundo. Del Consiglio Comunale 25. Favorevole. Scorrano. Scorrano. Tramacere. Contrario. Valente. Favorevole. Richiamo. Scorrano. Assente. Pala, assente. Allora, 12 favorevoli, 8 contrari e 5 assenti. Grazie, segretario. Quindi approvata la 356, passiamo alla 359. Proposta di consiglio 359 del 7 ottobre 2021, riconoscimento debito fuori bilancio riferito a sentenza del Tribunale Civile di Lecce numero 2204-2021
articolo 194,1 lettera del TUEL, attore PA contro Comune di Lecce. Si tratta di una controversia giudiziaria di natura risarcitoria. Si tratta di un risarcimento danni per un danno occorso all'attore per la caduta di un ramo di pino sulla propria autovettura. Veniva richiesto un danno quantificato originariamente, un risarcimento danno quantificato originariamente in euro 11.208,49 se non erro, e poi a seguito la CTU viene ridotta dal giudicante la pretesa attoria in euro 8.264, che è l'importo a cui viene condannato appunto il comune. Se non ci sono ulteriori elementi di richiesta. Scusate, ci sono qualche audio aperto. Passerei al voto. Presidente? Sì. Stiamo parlando chiaramente di una sentenza. Volevo rilevare semplicemente come nella pagina 2 c'è la motivazione. Sì, la motivazione della sentenza. Preciso questo perché, ripeto, entriamo brevemente in quello che è il merito di questa questione, dove in pratica noi ci poniamo come posizione difensiva il fatto che in quella circostanza il ramo dell'albero si stacca a causa di un evento atmosferico non prevedibile, e motivando anche il fatto che quell'auto si trovava lì sotto non avendo titolo, visto che il manto stradale non prevedeva l'area di sosta e parcheggio per le auto. Il giudice dice, quasi ci condanna, perché dice caso fortuito, forza maggiore, che anche se indeterminati da fenomeni meteorologici di particolare forza e intensità, ma nel caso di specie non è stata offerta la prova. Quindi anche qua rileviamo appunto una situazione in cui non è stata offerta la prova. Ripeto, lascia il tempo che trova, il debito va riconosciuto, il danno è stato causato, ci assumiamo la responsabilità, però era singolare questo fatto che adduciamo che c'era l'evento meteorologico straordinario e poi non presentiamo le prove, che poteva essere anche una attestazione meteorologica degli eventi straordinari. Non lo so, vabbè, comunque paghiamo questi 8.000 euro. Sì, anche se in realtà viene normalmente riconosciuto come la responsabilità dell'ente prescindere, essendo riconosciuto. C'è un audio acceso che fa il rimando della mia voce, quindi se qualcuno, se chiudete i vostri microfoni è più facile. Stavo dicendo, prescindere dal resto, perché come custodi della cosa viene riconosciuto il danno per non aver impedito l'evento, in questo caso della caduta del ramo di pino che gravava sull'auto in sosta. Quindi infatti viene riferito il nesso causale fra il danno derivato come prova già sufficiente a mente dell'articolo 2051. Passerei quindi alla votazione della, quindi 359 euro 8.264 del 7 di ottobre. Prego, segretario. Morendini. Favorevole. Costantini. Maglivo. Astenuto. Battista. Contrario. Borgia. Assente. De Matteis. Favorevole. Fagiano. Favorevole. Fiore. Favorevole. Giannotta. Giordano. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Finamore. Contrario. Mola. Favorevole.
Della Giorgia. Favorevole. Occhineri assente. Scusate un attimo, per precisazione l'importo, e forse ho letto male l'importo che vi ho riferito è l'importo risarcitorio, poi ci sono gli accessori che non avevo citato, quindi il debito complessivamente, fermo quello che vi ho detto come importo risarcitorio, prevede poi vabbè, gli interessi legali che sono vabbè, 86 euro più il compenso professionisti, spese, CPA eccetera, per cui oltre a quello che vi ho detto poi si arriva globalmente a 11.008,47. Posso continuare? Prego. Pala. Pasquino. C'è successo? Contrario. Atti. Poltone. Contraria. Povero. Favorevole. Rotondo. Favorevole. Scorrano. Contrario. Tramacere. Contrario. Valente. Valente. Assente. Pala. Assente. Giannotta. Favorevole. Prima non c'è. Stiamo parlando del 359? Sì, sì, sì. Favorevole. Undici favorevoli, otto contrari, un astenuto e cinque assenti. Grazie, quindi licenziato da 359 con parere favorevole. Se potete chiedere i microfoni, passiamo all'ultima per oggi e poi sospendiamo la seduta, passeremo avanti. Presidente, scusi, io mi dovrei spiegare, ma è finito il tempo. Mi consenta di votare anche al sottoscritto? È una CTU, è una CTU. Ho capito, però. 10:59 sono, un minuto. Fate come volete. 3:64 del 7 ottobre, una CTU di 2045,67. Trattandosi di una CTU, anche per questa, non credo che ci sia necessità di andare alla discussione. Propongo di passare immediatamente al voto. Presidente, solo tre legati e non c'è la sentenza, però credo che sia indifferente. Ah, e allora conviene rinviare, lasciamo perdere. C'è la sentenza. Era tra la voce allegati. Prego. Vabbè, allora votiamo, presidente, votiamo. Favorevole. Costantini Lanzani. Favorevole. Baglivo. Contrario. Battista. Borgia assente. Contrario. De Matteis. Favorevole. Faggiano. Fiore. Favorevole. Giannotta. Giordano. Contrario. Greco. Contrario. Mariano. Favorevole. Finamore. Contrario.
Mola. Favorevole. Della Giorgia. Favorevole. Gianotti. Assente. Pala. Pasquino. Gianotto è favorevole. Sì. Pasquino è contrario. Pasquino è contrario. Patti assente. Polibortone. Contraria. Povero. Favorevole. Rotundo. Scorrano. Assente. Tramacere. Contrario. Valente. Assente. Richiamo rotundo. Assente. Pala. Assente. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 assenti. 8 contrari. 9 favorevoli. Squadra. Ne manca uno. 8 Allora. Fagiano. Assente. No, allora, scusate. Fagiano è presente, non ha aperto il microfono. Fagiano, Che devo fare? Fagiano, devi aprire il microfono. Ah, il microfono. Va bene, dico, ma ormai è conclusa la votazione. Sì, eccomi, conclusa la votazione. Non riusciva, scusate. Sai, Ciopi, ma sì. non ho capito, ma nel conteggio come stava? Era assente perché non aveva risposto le due chiavi. Quindi. Va bene, dai. Va bene, non cambia niente, prego. Lasciala. 8 assenti, 8 contrari e 9 favorevoli. Ok. Licenziata la 364. Allora, concludiamo questa seduta dando appuntamento domani alle 8.30. Rammento, poi verrà messo nella mail, però giusto per confrontarci, lo puoi appuntare anche tu, Ciopi, la 301 era da restituire perché erroneamente era ancora in piattaforma, poi vediamo le modalità. Così pure la 341 viene ritirata invece quella del TAR Balneari. E poi ci sono invece la numero 317, la 320, le proposte di delibera sto citando, e la 356 che sono comprensive di importi di precetto, e lo scriverò nella mail PEC che vi invio, che saranno oggetto di emendamento. Allora, conclusa la seduta alle ore 11. Presidente, scusami un secondo, io allora che devo fare? Queste le licenzio con la votazione, quelle votate. Sì. La 301 e la 341. Ora mi sento con gli uffici e ci sentiamo per telefono. Perfetto. E invece per quanto riguarda il dirigente per la variazione di bilancio e revisori. Mi sento io per telefono in base alle disponibilità. Lo convochi tu? Sì, sì, certo. Perfetto. Informalmente. Grazie a tutti, buongiorno. Orario di chiusura. 11.05. 11.05. Va bene, grazie. Prego. Sicuro, no? Sicuro? Sicuro.